Ciao a tutti ragazzi, sono Luca Nerazzurro, bentornati nel canale, buon venerdì, primo video di giornata. Allora, maglietta del Giappone, maglietta di Nagatomo, massimo sostegno, visto che tra pochi giorni, 5-6 giorni, inizierà il mondiale. Proprio per questo è un video in collaborazione con il mio amico Surfa, vi lascio il link della notizia che io vi andrò a leggere qua sotto in descrizione, dalla quale comunque ho preso spunto grazie a lui per questo video, dove vi andrò a dire magari 10 piccole curiosità che voi non conoscete o non sapete su quella che è la Coppa del Mondo. Comunque si parte. Allora, vi consiglio di vedere il link della news proprio perché è strutturata in una maniera semplice, lineare, perfetta, e ci sono anche delle foto che vi spiegano tutto nel dettaglio molto meglio le due coppe di cui andremo a parlare oggi. Allora, primo motivo, ad oggi sono state fatte due coppe in totale per i mondiali di calcio, il trofeo Jules Rimet ed il trofeo FIFA World Cup. Quest'ultimo è stato assegnato dal 1974 fino al 1974, c'è il trofeo Jules Rimet, che è una coppa con una specie di donna alata per le sue. Inizialmente la Coppa Jules Rimet si chiamava Victory, ha poi cambiato ufficialmente nome nel 1946 in onore del presidente della FIFA Jules Rimet, che nel 1929 aveva dato il via ai mondiali. Terza cosa, la Coppa del Mondo FIFA è stata ideata e disegnata da Silvio Gazzaniga, orafo e scultore italiano, viene prodotta dall'azienda Bertoni SRL di Novate Milanese, quindi vicino a casa mia producono la Coppa del Mondo, e questa cosa però la sapevo. 4. La Coppa Rimet è stata conquistata definitivamente nel 1970 dal Brasile, perché la FIFA prevedeva che il trofeo diventasse della prima nazione che avesse vinto per 3 volte il mondiale, ovvero il Brasile, avendo vinto 3 volte il mondiale, ma è ancora così adesso, ha ufficialmente vinto il trofeo, che sta penso in Brasile in qualche sede loro, e dal mondiale successivo, quello del 74, come appunto abbiamo detto prima, la coppa è ufficialmente cambiata proprio a livello di trofeo. Cosa vuol dire? Che se per caso la Coppa del Mondo cambierà, quella che abbiamo vinto anche noi, nel momento in cui un'altra squadra vincerà altri 3 mondiali, o magari il Brasile arriverà, per dirvi, a 6. La Coppa del Mondo FIFA è stata vinta per 3 volte dalla Germania, al contrario della Rimet, continuerà a girare finché i possibili 17 spazi sotto il basamento per le incisioni delle nazioni vincitrici verranno riempite, ovvero fino al mondiale 2038. Perfetto, quello che vi ho detto un minuto fa me l'ha smentito subito. La Coppa Rimet misura 30 cm, pesa 3,8 kg e valeva $15.500. La Coppa del Mondo FIFA invece è alta 36,8 cm, pesa 6,2 kg e vale 130.000 euro. Quindi la prima valeva 15.500, questa vale 130.000 euro. Dal 2010, settima cosa, Louis Vuitton fornisce la custodia ufficiale della Coppa del Mondo FIFA in occasione dell'ultima partita. Durante lo svolgimento del torneo, il trofeo viene spostato nella sede organizzazione dell'edizione, quindi verrà spostata dalla FIFA in Russia adesso. Dal 2006 la FIFA ha deciso che il trofeo originale non viene più dato in prestito alla nazione di calcio vincitrice dell'edizione, che lo restituisce quasi 4 anni dopo. Alla squadra vincente viene assegnata una copia uguale all'originale, ma è in ottone placcato oro e pesa 2,8 kg, invece che, come abbiamo visto prima, pesa 6,2 kg. La coppa autentica viene sigillata e custodita in una valigia di sicurezza in acciaio tenuta dalla FIFA nella sua sede a Zurigo. Quindi da dopo che l'Italia l'ha vinto, non viene più data in prestito per 4 anni la coppa originale. La Coppa Rimet è considerata maledetta. Durante la guerra fu nascosta in Italia dall'allora presidente della FIGC Ottorino Barassi, che la mise in una scatola di scarpe sotto al suo letto. Nel 66 fu rubata in Inghilterra durante un'esibizione e fu ritrovata da un cane chiamato Pickles. Nell'83 fu rubata una seconda volta a Rio de Janeiro e fu fusa in lingotti.
Decimo punto e ultimo, durante i festeggiamenti del 2006 lo staff tecnico della nazionale italiana ha fatto involontariamente scivolare dalle mani la coppa. E te pareva che solo gli italiani potevano fare sta cacata? Causando una crepa nella sua parte superiore, ovvero nel globo. La Bertoni, l'azienda di Novate, ha sistemato il danno dopo qualche settimana. Questo è tutto, non so se magari qualcuno di voi sapeva già queste cose, vi invito a passare dal link della news qua sotto in descrizione, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, pollice in su, andiamo a tifare Nagatomo dalla settimana prossima, nella gialla del dolore all'Inter, ho girato amore. Amala!